Allora, una caratteristica molto importante del nostro territorio è la presenza di una testimonianza di epoca romana, un ponte romano che ad oggi è annoverato come il secondo ponte più antico d'Italia ad unica volta, un monumento importantissimo, monumento nazionale già dagli anni 60 e che per dimensioni e per fattura sicuramente è un capolavoro di architettura e di ingegneria di un tempo. Per darvi l'idea, da sponda a sponda copre una luce di 22 metri con un'altezza di 11 metri. Questo significa più o meno una lunghezza di circa 8 piani di un palazzo per una altezza di circa 4 piani, quindi delle dimensioni veramente importanti. Negli anni questo ponte è stato luogo di grandi passaggi, facendo parte dell'antica via Popilia che congiungeva Capua a Reggio Calabria. In questo momento storico c'è un forte interesse verso questo monumento e testimonianza lo è il fatto che comunque si organizzano spesso e volentieri, e noi abbiamo organizzato proprio in questo periodo delle importanti manifestazioni di rievocazioni storiche, dove c'è stata la presenza di rievocatori provenienti da tutta Italia, da Verona, da Trani, da Caltanissetta, da Enna, e tutti quanti sono rimasti stupiti della bellezza e dell'imponenza di questo nostro importante monumento. Lo stesso è anche sede di importanti itinerari, ci sono dei gruppi organizzati locali, quindi all'interno del comune ma anche fuori dal nostro comune, che riscoprendo la passeggiata lungo il Savuto, che per i romani rivestiva un importantissimo ruolo in quanto era la via più breve che congiungeva il mare alla Sila, e loro essendo ghiotti della pece degli alberi silani sicuramente utilizzavano questo fiume per andare nell'entroterra in maniera agevole e veloce, e oggi delle persone, quindi un gruppo di persone, riprendono questo percorso attraverso quindi proprio degli itinerari naturalistici che permettono proprio di fruire la bellezza di questi posti e la ancora natura incontaminata di questi posti. Lo stesso è anche sede di una bella area di sosta, cioè se si va a visitare il ponte comunque si trova un'area di sosta dove ci stanno quindi dei tavoli, delle aree picnic con barbecue che si possono fare all'aperto. Lo stesso è anche attenzionato da diverse associazioni e enti di rilievo nazionale. Per questo ponte abbiamo originariamente ragionato con l'Università della Calabria, con la quale stiamo sviluppando un importante progetto per proprio il monitoraggio e la conservazione del ponte stesso, e contestualmente con l'Università UAV di Venezia stiamo immaginando anche un percorso di sviluppo e di ristrutturazione dei luoghi dove questo ponte insiste, quindi un'area di grandissima importanza che speriamo nei prossimi anni sia riconosciuta a livello non solo più territoriale ma anche regionale e nazionale. All'interno di queste manifestazioni di rievocazione storica ne abbiamo fatte già due in questo anno, la prima in collaborazione con la Regione Calabria e la seconda partecipando ad un bando della Camera di Commercio, entrambe con la collaborazione dell'associazione La Via Popilia. Siamo riusciti quindi a far rivivere sul ponte stesso, proprio con i rievocatori della Via Popilia e con altri rievocatori, come dicevo poc'anzi, venuti da tutta Italia, il clima e le ambientazioni proprio di un'epoca romana. È stato ricostruito un villaggio romano, sono state coinvolte le scuole per spiegargli come funzionavano all'epoca le legioni romane, come venivano fabbricate le armi e come ogni legione era indipendente. Quindi è stato un importante strumento per portare ad oggi una storia millenaria che ancora ha bisogno di essere scoperta.